Buonasera. La sassolese Martina Debbia, una giovane insegnante affetta da una malattia neuromuscolare, è fortemente penalizzata dalla chiusura delle piscine per il decreto Conte, perché necessita continuamente di effettuare terapie in acqua. Ecco il suo appello. C'è un problema Covid che ha creato tantissimi problemi, Atene ha creato uno molto grosso. Sì, il problema Covid ha portato alla chiusura delle piscine e per me, come per tanti, purtroppo la piscina, quindi l'attività in acqua, quello che un po' tutti chiamano nuoto, è molto più che un passatempo, è a tutti gli effetti un'attività riabilitativa che serve per non vanificare altre terapie che in tantissime patologie si fanno proprio durante tutto il corso dell'anno. Quindi sì, è un grave problema nel problema. È una terapia della quale tu non hai bisogno, hai necessità assoluta. Sì, assoluta, perché io ho una malattia neuromuscolare, perciò i miei muscoli lavorano molto bene in acqua, l'acqua è eccezionale. E senza l'acqua io appunto perdo massa muscolare, una massa muscolare che difficilmente riesco a riacquisire con altri tipi di attività, con qualsiasi altro tipo di attività motoria. E come me penso ci siano veramente centinaia, se non migliaia di ragazzi e di famiglie in questa situazione. Quindi sono qua, ci metto la faccia ancora una volta per me, per la mia situazione, ma soprattutto per i tanti che sono come me. Piscine chiuse per decreto, che cosa hai pensato di fare? Ma io ho lanciato un appello sui giornali e ho avuto la fortuna di trovare in questa situazione tragica di questo momento che tutti conosciamo il grande cuore di una persona che mi ha aperto la porta della sua casa. Una casa in cui lui è proprietario di un impianto con acqua riscaldata e mi ha concesso con questo grande atto di generosità di usufruire di questo impianto in qualsiasi momento fin quando ne avrò bisogno. Ma quello che vale per me non può valere per tutti e quindi è giusto far emergere questo enorme problema. Ultima cosa, c'è anche l'interessamento di un parlamentare. Sì, io dopo il mio appello ho trovato la solidarietà dell'amministrazione comunale, in particolare devo dire del consigliere comunale Davide Capezzera e dell'assessore Massimo Malagoli, che hanno così lanciato ancora di più il mio appello, che è arrivato sino al senatore Enrico Aimi, che si è molto interessato alla vicenda ed è pronto, insomma, a interrogare il Senato in merito. Insomma, io penso che non ci può essere nemmeno in questa situazione di grave emergenza sanitaria una salute di serie A e una di serie B. Per non prendere il virus e per salvarsi dal virus non si può dimenticare che ci sono persone che con altre malattie, senza questo tipo di servizi, rischiano gravissimi danni, danni irrecuperabili, questo è bene sottolinearlo perché io sono qua per questo. Lutto in città per la morte di Giancarlo Rompianesi, uno dei più attivi acetai del gruppo di Sassuolo. Rompianesi, ex tecnico della Sicenia, aveva da tempo problemi di cuore. Lascia la moglie Franchi, i figli Fabio e Cristina. È una tristissima notizia che ci lascia tutti addolorati, afferma il presidente del gruppo acetai di Sassuolo, Stefano Levizzani. Alla moglie e ai figli arrivano le nostre più sentite condoglianze. Il funerale si terrà giovedì alle 10 nella chiesa di Madonna di Sotto. Il presidente del Comitato del Verde Valle d'Aosta, Giuseppe Foà, ha scritto una lettera al sindaco Gianfrancesco Menani e alla giunta per ringraziarli dei lavori di rifacimento in molte strade del quartiere. Un ringraziamento, si legge nella nota, per aver capito che non è giusto far bella solo la piazza del paese, ma ricordarsi che anche i quartieri limitrofi alimentano l'economia di tutto il territorio. Ed ora passiamo allo sport.
Ciccio Caputo non giocherà in nazionale per un problema agli adduttori. L'attaccante nero-verde aveva già dovuto rinunciare a Napoli-Sassuolo per un altro problema muscolare. I nero-verdi impegnati in nazionale saranno quindi Domenico Berardi, Manuel Locatelli e Gianmarco Ferrari. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo GTG è tutto. L'appuntamento è domani. Buona serata.